120, 80 titoli, 90 autori e 60 ospiti tra giornalisti e personaggi della cultura. Fervono i preparativi a Fano per la nona edizione di Passaggi Festival della Saggistica, il più grande evento estivo italiano dedicato al libro che si svolgerà dal 18 al 25 giugno. Ideato e diretto da Giovanni Belfiori con l'ausilio di Ludovica Zuccarini, il festival metterà in campo l'edizione più lunga di sempre, sia nel centro storico che nel lungomare. Presentazioni di libri, laboratori, conversazioni sulla scienza, ma anche mostre d'arte e passeggiate letterario-architettoniche. Queste le iniziative in programma in alcuni dei luoghi più suggestivi della città, come l'ex chiesa di San Francesco, la Corte Malatestiana, Piazza 20 Settembre e la zona del Pincio. Sono partite le prenotazioni, è tutto gratuito, ci teniamo a dirlo, ma sulla piazza e sul Pincio è consigliabile prenotare, non è obbligatorio, ma è consigliabile prenotare per avere il posto sicuro. Nelle prime ore dell'apertura delle prenotazioni abbiamo già ricevuto circa 1500 richieste di prenotazione, quindi è davvero consigliabile farlo. 8 giorni di eventi, tanti gli ospiti, in particolare 3 riconoscimenti. Sì, il premio Passaggi a Roberto Vecchioni, mercoledì 23 giugno, il premio Fuori Passaggi a Cesare Cremonini, giovedì 24 giugno, ma il primo premio che andremo ad assegnare proprio il giorno dell'apertura del festival, quindi venerdì 18 giugno, a chi non sarà a Fano, paradossalmente, perché sarà a Istanbul, privato di passaporto, è un giornalista turco, più volte imprigionato dal regime di Erdogan, si chiama Ahmet Altan. A Fano ci sarà invece una sua collega, la giornalista turca Yasmin Kongar, e riceverà, e poi lo darà ad Ahmet Altan, il premio giornalistico Andrea Barbato. Confermata anche la rassegna del mattino Buongiorno Passaggi, libri a colazione, che quest'anno raddoppia. Oltre al Bonbon Art Café si svolgerà anche nello stabilimento di Bagni Torrette. Il Pincio invece è la vera scommessa dello staff, il palco e la platea con 450 posti a sedere sono pronti ad accogliere 2 rassegne dedicate ai più giovani e agli appassionati di musica, social e romanzi a fumetti. Siamo una piazza molto più grande perché conterrà 450 posti e ci aspettiamo appunto un ottimo risultato da questa rassegna nata da poco, perché è nata nel 2019, quindi nel giro di qualche anno diciamo è riuscita ad avere grandi ospiti. Il programma ufficiale disponibile sul sito di Passaggi è stato presentato questa mattina alla Memo e per la prima volta ha partecipato, seppur in via telematica, anche un assessore regionale alla cultura. Infatti Giorgia Latini era in collegamento insieme al vicepresidente Mirko Carloni e alla giunta il presidente del festival Cesare Carnaroli ha chiesto di far propria la 10ª edizione dell'evento nel 2022, promuovendo il territorio regionale attraverso questa manifestazione cresciuta in termini quantitativi e qualitativi. Ad appoggiare l'evento anche il comune di Fano. Devo dire che Passaggi sta cogliendo le grandi opportunità che sono sempre dettate da delle crisi come quella che stiamo attraversando, sta coinvolgendo appieno la città, sta facendo promozione turistica, quindi una manifestazione sulla quale crediamo, sulla quale investiamo proprio perché sta facendo emergere il carattere vero della città. E tra gli eventi in programma ce ne sono 2 confermati pochi giorni fa che daranno maggiore lustro all'intero festival. Il primo che cito è quello con Sharon Stone, collegata da Los Angeles, lunedì 21 giugno alle ore 21. L'ultimo appuntamento, se mi permettete, quello a cui tengo di più in assoluto di tutto il festival, è la chiusura di Nando Dalla Chiesa, venerdì 25 giugno alle 11 di sera in piazza, con un discorso notturno sull'infinito, il provvisorio. Una cosa bellissima e consiglio a tutti di andare in piazza ad ascoltarlo.